Sono d'accordo sulla partenza, siamo stati noi frizzantini, abbiamo fatto gol su un'azione costruita bene. Dopo essere andati in vantaggio non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, ma non tanto tattico. A me è sembrato che la squadra dopo il gol sperasse già che l'arbitro fischiasse. Non so, questa cosa di dire, vai, abbiamo vinto anche questa e aspettiamo che passi il tempo. A me l'atteggiamento del finale, diciamo da metà primo tempo in poi, non mi è piaciuto. Abbiamo smesso di fare le cose nostre, volevamo quasi gestire la partita, il risultato, non lo possiamo fare. Noi una cosa ci ha portato a questo livello e ci ha tirato fuori dalle sabbie mobili, la sana follia. Abbiamo sempre giocato le partite con intensità, con ritmo, con coraggio, anche rischiando anche qualcosa come a Palermo, però poi cercando di... E noi lo dobbiamo mantenere tutta la partita questa cosa. E nel primo tempo, secondo me, dopo il vantaggio, non abbiamo avuto. Ho avuto la sensazione che la squadra abbia rallentato già il ritmo, le cose. Casualmente, ma per me non è un caso, primo episodio pigli gol e torni sfortunato. Come quando eravamo sfortunati, dire cazzo ci ho fatto un tiro e abbiamo preso gol. Non è sfortuna, è figlio di un atteggiamento. E quindi quello non mi è piaciuto, quello che poi ho detto ai ragazzi a fine primo tempo. Nella ripresa invece non è stata una questione, è stata una partita poi sporca, difficile, nervosa, anche comunque una posta in palio molto, molto pesante per tutte e due, e un po' di preoccupazione. Secondo me sotto il piano del ritmo oggi eravamo meno brillanti, e ci sta dopo tante partite di farne una meno frizzante, però almeno nella ripresa non è stata una questione di atteggiamento. Non vuol dire che abbiamo fatto benissimo, però l'atteggiamento almeno è tornato il nostro, al di là di aver giocato bene o male. A me non è piaciuto l'atteggiamento dopo il vantaggio. Ma è chiaro che speri sempre qualcosa in più, siamo venuti qua per fare la partita, per cercare di vincerla. Poi il possesso palla è dettato un po' più dall'atteggiamento del Cosenza, che ha fatto una partita più attendista, ha fatto questa strategia, ce l'aspettavamo. E niente, siamo stati bravi a rimediare una partita difficile, complicata, contro una squadra in condizione, in un momento di grande condizione. Però è chiaro che dopo il pareggio, secondo me, il secondo tempo abbiamo creato qualche situazione in cui si poteva far meglio in fase di conclusione. Dopo è chiaro che queste partite sono sempre legate agli episodi. Però alla fine dico che sono soddisfatto, perché insomma non era semplice rimetterla in piedi, e l'atteggiamento della squadra comunque mi ha soddisfatto. E poi da qui alla fine ci aspettano 5 partite, 5 battaglie, quindi un mese in cui bisogna mettersi del metto, stare compatti, stare uniti e cercare di portare a casa il risultato, che sia contro il Genoa o che sia contro il Benevento, che in questo momento è ultimo in classifica. Dobbiamo affrontarle tutte e due, ma i punti puoi farli con chiunque. Quello che conta è sempre l'atteggiamento e il modo con cui scendi in campo e la volontà sempre di cercare di vincere le partite. Questo deve essere, da qui alla fine, deve essere legge.